Aida e Yuri chi sono? Diciamo che Yuri è stato l'unico uomo che Aida ha avuto nella sua vita. Solo poi, che poi... Hai deciso un altro... Che il mio personaggio fa altre scelte. Mm. Sceglie di stare con una donna. La sua famiglia lo sa, lei ne è molto felice. Tua moglie Fiamma? Fiamma non viene! Io, mentre Yuri... Il grande razionalizzatore del film. Infatti c'è molto, molto caos all'interno di questa famiglia. E cerca sempre in qualche maniera di portare un po' di pace, di trovare il modo di... Dai ragazzi, non c'è proprio bisogno di reagire in questo modo. È arrivato Pietro, Carlo. Carmen e Pietro rappresentano l'amore, come l'amore il resto delle coppie del film, però è anche un amore frizzante, vivace, allegro. Non andrei oltre, diciamo, no, basta, devastante, ci fermiamo. vagamente folle, un amore fatto di due persone che si vogliono ma non possono assolutamente stare insieme. Tutte le volte che ti vedo capisco come mai ti ho lasciato. Abbiamo una scena di quelle un po' violente, molto fisica, sì. Che io speravo fosse una scena di sesso selvaggio, invece erano botte. Io sono entrata talmente tanto nella parte che a un certo punto Maurizio mi ha guardato e mi ha detto ma anche meno, un po' meno. Ma non per niente, sempre perché non coprivano tutte le spese. Qualsiasi altra cosa è molto più semplice di una donna al quadrato, non esiste una formula. Per fortuna sì, è possibile lasciarsi per sempre, è possibile lasciarsi alle spalle veramente delle relazioni, certo, per fortuna. Ma di anni è proprio non sentirsi più. E non sentire il bisogno di sentirsi più, soprattutto. Assolutamente.